Teatro del Primo, Napoli Underground, siamo alle battute finali di questa rassegna e non poteva mancare nella nostra rassegna una straordinaria voce, quella di Lorena Bartoli. Buonasera, grazie Reika. Grazie a te e al tuo progetto che voglio subito far vedere, così invitiamo ovviamente ad acquistare, guardate, cercatelo, diremo anche dove trovarlo. Lorena Bartoli, l'equilibrista, dove trovarlo? Iniziamo subito con il proporre il disco. Sì, allora lo troviamo al Fonoteca, Mondadori, poi alla Feltrinelli, insomma, diciamo, e soprattutto su tutti i digital store, quindi potete scaricarlo anche da iTunes, Spotify, dove volete, non avete scuse. Non avete assolutamente scuse, lo rifacciamo vedere una volta, poi lo rifacciamo vedere a fine intervista, e adesso possiamo parlare di Lorena Bartoli, questo progetto particolare che ti pone tra il teatro, perché tu sei anche una bravissima attrice, e la musica. Sì, è per questo che si chiama l'equilibrista, cerco di destreggiarmi appunto tra il teatro e la musica, su questo filo teso, cercando di non cadere. È sempre tra questo ni e un so, no? Infatti l'equilibrista tra un ni e un so, non è né sì né no, insomma un continuo turbolento viaggio. Di rivieni in questo viaggio che è la musica, che è uno straordinario viaggio, perché chi fa musica secondo me intraprende uno straordinario viaggio, quello delle emozioni. Sì, sì, soprattutto. Senza le emozioni, diciamo, sono la nostra benzina, altrimenti. E tra l'altro poi è proprio un viaggio, perché appunto nel disco si passa dallo swing al blues, al pop, al gospel, insomma. Poi ci sono due omaggi a Napoli, quindi veramente c'è, cioè, un po' di tutto, un bel fritto misto. Senti Lorena, io so che hai scritto anche tu un brano di questo qui, questo disco. Questo è il tuo primo lavoro? Sì. Assolutamente, quindi mi raccomando, primo lavoro di Lorena Bartoli, l'equilibrista. Sì, assolutamente, primo lavoro autoprodotto. E sì, ho scritto anche io un brano, ma cioè, diciamo che poi è stato egregiamente aggiustato dalla firma di Gigi Liberti e poi musicato e riarrangiato da Mauro Spenillo, perché comunque io nasco come interprete. Però insomma è stato un vortice di emozioni che ha fatto sì che io mettessi delle parole insieme e poi insomma loro le hanno aggiustate. Assolutamente, ricordiamo le collaborazioni in questo disco, abbiamo ricordato Mauro Spenillo. Mauro Spenillo, Gigi Liberti, poi abbiamo Gianfranco Campagnoli con un featuring sul singolo L'amore che cos'è, che è stato il singolo che ha preceduto l'album, e poi abbiamo il featuring di Paolo Bada Bianconcini del Pides Gospel Choir. Ma è fantastico, insomma, impossibile non acquistare e non ascoltare. Senti, io veramente ho ascoltato tutto, è stato un straordinario concerto qui stasera al Primo. Io dico sempre che in teatro la vostra musica prende veramente forma, perché per un'ora, un'ora e trenta si è lì ad ascoltare veramente quello che è il vostro progetto. Ricordiamo autoprodotto, quindi c'è tanto lavoro, tanta fatica e i sogni. I sogni. E beh, quello diciamo che è la seconda benzina, perché senza sogni non ci credi, e se non ci credi non fai, e quindi è tutta una conseguenza. I sogni sicuramente fanno sì che un musicista, insomma, possa portare in voce, nel tuo caso, insomma, quelle che sono le emozioni. Io so che non si chiede, perché per un'autrice, una cantante come te, insomma, il primo figlio è sempre quello che resta nel cuore. Ma c'è un brano in particolare che quando tu lo canti ti emozioni? Poco di più degli altri. Sì, ma non lo nascondo, È questo qui, quello che insomma ho scritto in parte io. Si chiama Onore il patto. E che è un bellissimo brano. Onore il patto è anche un bel titolo forte, perché onora il patto con quelle che sono i tuoi sogni, onora il patto con quelle che sono le tue speranze, ma onora anche il patto, tu che mi ascolti, secondo me. Sì, infatti in una frase dico proprio onore il patto fatto a te stessa, è una promessa con me, insomma. Infatti questo brano nasce appunto da un periodo un po' particolare dove finita diciamo tutti gli studi non sapevo poi che fine, cioè se riuscivo insomma a intraprendere questa carriera come lavoro, e quindi è una serie di emozioni turbolente all'interno di me e poi dico ci devi credere fino in fondo, perché se ci credi non puoi mollare. Quindi onora il patto e resta con noi, facci tantissimi altri dischi, speriamo non tutti autoprodotti, ma sicuramente ci sarà qualche casa discografica che produrrà questo disco, perché io dico sempre che a Napoli ci sono delle realtà meravigliose, a Napoli, in Campania, noi del sud abbiamo creato secondo me la musica, l'abbiamo sempre portata un po' in tutto il mondo, e credetemi, tutti gli artisti che sono passati a Napoli Underground, uno diverso dall'altro, hanno portato dei progetti meravigliosi.
Il tuo di stasera mi ha emozionato particolarmente, perché ce ne sono stati veramente un po'. A me, voglio dire, Cerca è quello che mi ha lasciato un po', insomma, mi ha emozionato. Io, un po' complicato che io mi emoziono, però tu ci sei riuscita, mannaggia a te, mannaggia. Meno male. Credo che questo sia il complimento migliore che una persona possa ricevere, perché quando uno dice brava, brava, ok, però quando ti dicono mi hai emozionato è una bella responsabilità. Beh, Cerca vanta comunque la firma di Bruno Lanza, quindi insomma, che parla dire. Da su. Vanta la firma di Bruno Lanza, ma vanta anche le tue doti straordinarie di cantante, perché veramente Lorena ha una voce meravigliosa. Io vi invito a guardare anche i suoi video su YouTube. So che è in preparazione, quasi finito il secondo video. Siamo in preparazione, sì. Prima dell'estate uscirà il secondo singolo. Per il momento in rete c'è L'amore che cos'è, che potete appunto vederlo da tutte le YouTube, insomma, eccetera. Quindi il secondo sarà L'equilibrista? Sì, il secondo sarà L'equilibrista. Quindi siamo in un work in progress in questo momento. Sì. Vogliamo svelare una cosa piccola piccola per Emergenza Musicale? No. Non si sbottona. Però l'ho creata la suspense, L'hai creata, ci sei riuscita, giustamente, da brava attrice lei ci è riuscita brillantemente. Prossimi appuntamenti? Prossimi appuntamenti, vabbè, continua al Diana lo spettacolo Ladri di sogni per le vittime di Camorra con Antonio Casagrande, scritto e diretto da Peppe Celentano e Vincenzo De Falco. E poi i prossimi appuntamenti, insomma, aspettiamo gli appuntamenti estivi, ma appunto per rimanere aggiornati c'è la mia pagina di Facebook, la pagina ufficiale, dove con un semplice mi piace potete rimanere aggiornati su tutti gli eventi. Assolutamente, io mi raccomando, lo dico sempre, un like non ci toglie niente, quindi un ditino praticamente sul like fa sì che questi artisti, che tutti noi, anche su Emergenza Musicale, ricordiamoci, su Napoli Underground, a noi ci fa piacere, non costa niente, un like in più non vi salverà la vita, ma insomma ci fa contenti e ci dà un sorriso in più. Sì, cioè, ci aiuta anche, sì, dai, ci aiuta. Assolutamente. Senti Lorena, grazie di essere stata con noi, di aver sposato anche tu quella che è stata l'idea di Napoli Underground. E ovviamente, che dire, aspettiamo anche Lorena in serata finale, che per adesso non vi svegliamo dov'è, ma vi diciamo che è un teatro particolare di Napoli, un teatro a cielo aperto. Oh, e non lo sapevo nemmeno io. Sorpresa, stavolta ti ho sbigottito io, vedi? Per tutti la sorpresa allora. Bene, io bene. Ti invito a salutare Emergenza Musicale, ringraziamo Massimo Cuomo. Sì, saluti, vi saluto tutti voi di Emergenza Musicale e grazie mille a Massimo Uomo che è dietro alla regia, grazie Reika, felice, sono stata molto molto felice di aver partecipato a questa rassegna Napoli Underground e che dire, seguiteci mi raccomando, Lorena Bartoli, L'equilibrista. Sono ferma qui, senza regole, donna libera dentro l'anima, spirito e follia nasce magicamente in me, una voglia immane di farti scoprire cosa c'è e poi poterti dire che se tu mi vorrai io non cambierò e poi saprei ascoltare, ti porterò al di là del mare, vorrei portarti al di là del mare, fino ad arrivare dove nasce il sole, e camminare senza respirare, farti sentire che non c'è dolore, vorrei portarti dove si apre il cuore, metterci dentro solo più sapore, e farti vivere nei miei pensieri, e poi riempire. Sai, non cambieresti mai, eppure son sicuro che se tu lo dici lo farai. Mi porterai lontano, stringendomi la mano piano, nel mondo più profondo riscopriamo che esistiamo. Stringimi così, fammi crescere fra le pagine di quest'attimo. Briciole di noi, il vento soffia su di me. Seguimi, vieni a scoprire cosa c'è. Vorrei portarti al di là del mare, fino ad arrivare dove nasce il sole,
camminare senza respirare, farti sentire che non c'è dolore. Vorrei portarti dove si apre il cuore, metterci dentro solo più sapore e farti vivere nei miei pensieri e poi riempire tutti i miei domani. E attraverso gli occhi miei ti farei vedere il giorno nuovo come nascerà. E senza paura del mondo che gira, aspetteremo l'alba che verrà. E scoprire dentro me forti desideri, guardando il tempo da una nuvola. Dolori, ricordi, rimpianti, paure, tutto questo poi non ci sarà. Assai, e tutto quello che tu fai e quello che farai risuona in me come fosse un rap, come quello che cantava il re sul solo di Jan Step. E non lo vedi, sei gigante, per me tu sei importante, l'unica che dica solo cose interessanti. Non sei stressante, sai di essere presente, rendi questo mondo intorno